Ben trovati ai nostri amici radioascoltatori, come sempre fedelmente sintonizzati. Anche oggi è con noi un ospite davvero interessante per parlarci della sua arte, un'artista poliedrica, infatti è scrittrice, poetessa, commediografa, pittrice e musicista. Signori e signore, è con noi davvero un piacere essere qui in sua compagnia, Agnese Monaco. Ciao Agnese, come stai? Ciao, ciao a tutti, grazie, grazie per la presentazione e grazie per lo spazio che mi state concedendo. Wow, un bacione a tutti quanti. È un piacere appunto averti qui, Agnese, per parlare dei tuoi progetti attuali. Io vorrei partire dal presente. Quali sono i progetti in cui sei completamente immersa in questo periodo? Prego, Agnese. Ma guarda, in questo periodo sono un po' sommersa dalle varie presentazioni e qua e là, sia a Roma e sia praticamente in altre parti d'Italia. Abbiamo ricominciato comunque il tour di presentazioni, tra cui ieri sono stata al CUIS e mi ho presentato Metamorfosi lì insieme a Polidori. E, insomma, è stata una bella esperienza, belle personalità e insomma una cosa che mi ha arricchito ulteriormente. Poi andiamo comunque in una zona molto molto bella di Roma che via dei Condotti. Mentre poi invece oggi andrò a Palazzo Ferraioli, che è praticamente a Piazza Colonna, a fare un'altra presentazione sempre di Metamorfosi e quello è poi continuerò. Che è uscito quando, Agnese? Allora, Metamorfosi è uscito praticamente a fine 2014, cioè in realtà di stampa è uscito a dicembre del 2014, però è del 2015 l'uscita vera e propria. E mi sono fermata per un periodo con le presentazioni, ma poi ne fatte nel circuito delle biblioteche di Roma, appunto qui a Roma, che è la mia città, a Firenze, a Bologna e a Rimini, perché ho avuto dei problemi familiari che mi hanno impedito di muovermi dalla casa, e quindi non poter presentare materialmente il libro, ma quindi continuavo con le promozioni in radio, con le varie emittenti, dove comunque non dovevo spostarmi, ecco, questo è quanto. Sì, è una raccolta bellissima di poesie, haiku, ossimori, paradossi ed aforismi, dei generi letterari che tu ami moltissimo, ricordiamo, con delle prefazioni davvero importanti. Vuoi ricordarci qualche nome tra i veramente nomi straordinari che ritroviamo in questo libro? Sì, certo, sono tutti amici che hanno scritto delle cose bellissime su di me, forse proprio perché sono amici, o forse no, perché credo, il libro merita. Questo lo diranno le storie, dai. Allora, iniziamo subito con la prefazione di Norman Zoia, che conosciamo tutti come paroliere italiano, artista, poeta, musicista, e oltre ovviamente a una grande persona, veramente una grande persona. Poi abbiamo Michele La Porta, che è un giornalista, nonché il figlio di Gabriele La Porta. Certo, che tutti quanti conosciamo. Lo conosciamo benissimo. Notte, nelle nottate di grandi riflessioni, di cose bellissime. Esatto, che stupende, meravigliose. Non è, io lo adoro. Perché è il figlio, quindi. Poi continuiamo con Alessandro D'Agostini, che è un poeta, un presentatore, un autore televisivo di programmi culturali, quindi rimaniamo con il settore. E poi abbiamo Stefano Piccinillo, invece, che è un radiofonico, autore e anche giornalista di una nota radio, non so se si può fare il nome della radio, radio che come no. E poi abbiamo Silano Lavorini,
che è il fondatore e presidente del premio letterario Coluccio Salutati, che è un premio molto, molto rinomato e famoso a Firenze. Quindi io ho cercato comunque tra i miei vari amici, persone che io stimo tantissimo, che loro secondo me sono orgoglioso di questo, di accomunarmi tutti nei loro vari settori di appartenenza. Poi Lucis in Fundus, c'è l'intervento di Roberto Fiacco, che è un mio grande amico ed è un dirigente sindacale, e lui, anche lui ha espresso un suo giudizio in merito alle mie metamorfosi, e mi è piaciuto molto, quindi ho cercato di inserirlo. Perché hai dato questo titolo a questa tua raccolta? Allora, metamorfosi perché è appunto una metamorfosi, un mutamento di me stessa e del mondo, del quotidiano. Io parto dal mio rifacimento ad Ovidio, io parto dal rifacimento delle metamorfosi di Ovidio, perché poi ci sono state le metamorfosi di Apuleio, di Casca e Giudini sempre a seguire. E io mi baso su Ovidio, quindi su temi più classicizzanti. La mia versione di metamorfosi però è una versione in chiave moderna rispetto a quella che era di Ovidio. Cioè, mentre per Ovidio le cinque forze motrici del mondo antico erano l'amore, l'invidia, l'ira, la paura e la sete di conoscenza, nella mia versione invece attraverso simboli, aforismi, haiku, così e pensieri brevi cerco di narrare l'origine dell'ego e le sue evoluzioni e le sue mutazioni. E, ovviamente non intacco queste cinque forze motrici, ma le stravolgo in qualche modo e le analizzo, forza motrice, una forza motrice alla volta. Ad esempio, per essere più chiara, perché certo, magari detta così potrebbe essere un po' complesso. Per esempio, la prima forza motrice è l'amore, no? Allora io parto con le mie poesie, parto dal primo tipo di amore che esiste, quindi il rapporto tra madre e figlio, padre e figlio, no? Quindi poi c'è l'amore adolescenziale, poi c'è l'amore puberale, quindi è tutto un crescendo, un'evoluzione in questo senso, fino a che poi si arriva all'amore agapico, quello che è per Dio, insomma, che appunto è per quanto riguarda la religione, no? Oppure l'amore inteso in senso amore erotico, ma nel senso antico e arcaico del termine, perché oggi è inteso in modo erroneo. Ossia, parte del ricavato che appunto deriverà dalla vendita di questi libri va ad una onlus molto importante che si chiama Anima Liberi, sì. E questo testimonia, ecco, io volevo parlare anche di questo altro aspetto della tua anima, appunto, ossia dell'amore che hai per gli animali, amore viscerale immenso per queste creature che ogni giorno ci accettano per la loro comunità. Quindi, infatti, quindi come ti dicevo, anche amore inteso tra due fidanzati, tra moglie e marito, amore per gli animali, amore per il prossimo, per la natura e per la vita, e anche la degenerazione dello stesso, quindi praticamente vengono affrontati anche i temi degli stalker, la violenza sulle donne, quindi c'è anche la degenerazione dell'amore stesso, per quello stiamo facendo questo ragionamento evoluzionistico. Purtroppo viviamo in un'epoca dove questi argomenti sono purtroppo notizie da quotidiano, e quindi io ho cercato di mettere in tutto, cercando di dare al lettore una possibile via di fuga, una possibile via d'uscita, una possibile via di, tra virgolette, metamorfosi, per ritornare verso quella purezza iniziale a cui tutti noi dovremmo tendere e tenderà bene in questo senso.
Agnese, siamo quasi in chiusura di questa nostra bella chiacchierata. Prima di chiudere ti chiedo quali sono i tuoi progetti per il futuro prossimo, ovviamente progetti artistici. Allora, è in preparazione un libro di interviste per il settore del bodybuilding, che è la tua grande passione. E poi un libro di fiabe per bambini, che uscirà sempre a metà 2016, e intanto io sto continuando con la presentazione di Metamorfosi, proprio perché vorrei raccogliere più fondi possibili. Io ho fatto un salvadanaio molto grosso, enorme, con il logo di Animal Liberi Onlus, e ogni volta che viene venduta una copia, insomma, ci metto la quota della parte, insomma, che ho deciso di donare. Quindi, insomma, siamo vicino a Natale, e mi raccomando, comprate Metamorfosi adesso, e anche come in offerta. In offerta sul tuo sito, allora, lo ricordiamo, il tuo sito, Agnese, dacci tutte le coordinate. Il mio sito è agnesemonaco.artevista.org, oppure mi trovate su Facebook alla pagina Agnese Monaco Official, oppure mi trovate su Twitter con Agnese 1979, su YouTube con Only Agnese, o comunque basta digitare Agnese Monaco e esce di tutto di più, praticamente su di me, sempre nell'ambito letterario. Quindi non potete sbagliarvi. Il libro si può acquistare sia praticamente con la copia firmata in offerta, quindi ordinandolo tramite il form del sito di Artevista, oppure praticamente nei punti vendita che hanno aderito all'iniziativa, che sono un po' sparsi in tutta Italia, che potete sempre trovare nel sito agnesemonaco.artevista.org. Grazie Agnese di essere stata con noi, grazie ad Agnese Monaco. Prima di chiudere, Agnese, come faccio con tutti i nostri ospiti, ti chiedo di lasciare un messaggio ai nostri amici radioascoltatori sintonizzati in questo momento. Io ringrazio tutti per la pazienza, per avermi ascoltato, e speriamo in un 2016 migliore in tutti i sensi. E ti invitiamo a tornare, Agnese, molto presto, per parlare proprio del libro di fiabe. Grazie Agnese di essere stata con noi. Grazie a voi. Agnese Monaco, buon lavoro. Grazie anche a voi. Ciao.